Enel ha deciso di dismettere tutta una serie di siti marginali da un punto di vista della produzione, per i quali è stato ideato il progetto Future, un progetto che nasce per riqualificare i 23 siti e per dare loro un nuovo futuro. Noi di Future, nello specifico in impianto, svolgiamo tutte quelle attività che servono per consegnare l'impianto all'acquirente in totale sicurezza. Sicurezza per i lavoratori che ci lavoreranno e sicurezza anche da un punto di vista ambientale. È quello di occuparmi di 4 dei 23 siti dismessi e quindi di guidare da un punto di vista operativo quello che è il processo di trasformazione e di riconversione dall'attuale centrale a quello che sarà lo sviluppo futuro. L'ho accettato con molto entusiasmo, molta energia, ma anche con un po' di timore proprio per la complessità della gestione di questi siti. Poi sul campo questo timore si è trasformato in energia perché ti rendi conto che puoi fare tantissime cose innovative e creative e che sei attore principale di questa transizione energetica che porterà una centrale elettrica a essere qualcosa di totalmente diverso nel futuro, a totale beneficio del territorio in cui la centrale si trova. Qui nella centrale di Montalto di Castro abbiamo ricevuto ed esaminato numerosi progetti, tra i quali ne è stato selezionato uno in particolare che prevede la riqualificazione dell'area da un punto di vista turistico-ricettivo.